Allora, io voglio condividere con voi un messaggio con tante rivelazioni, ricco, fresco, è venuto direttamente dal cielo. E veramente è venuto su in un attimo questo messaggio, perché ieri sera abbiamo fatto tardi, erano 3:30 più o meno che ci siamo ritirati e diciamo non abbiamo avuto il tempo di fare niente, però... Quando si è in comunione con lo Spirito Santo ti rivela poi le cose. Allora, quante volte abbiamo detto io mi muovo per fede? Non mi dite che non avete mai detto questa frase, cioè è inutile che non alzate la mano, tanto l'abbiamo detta tutti. Pastor, io mi muovo per fede. Quanti almeno una volta hanno detto questa frase? Gloria a Gesù, dai. Quanti sono vivi questa sera? Sbagliato. Dobbiamo essere persone. Sto scherzando. Però almeno un paio di volte da quando abbiamo accettato Gesù nel cuore abbiamo detto: Pastore, io mi muovo per fede. Quanti vogliono muoversi per fede? Aspetta a dire amen. Allora, Oggi proprio lo Spirito Santo mi parlava su questa frase così, che sembra, o che è magari spirituale, no? Dice, io mi muovo per fede, ok. E mi ha portato in un episodio della scrittura, in Luca 5, che abbiamo letto tantissime volte. Lo hanno predicato in lungo e in largo, ma questa sera lo Spirito Santo mi ha fatto entrare proprio nella profondità di questo episodio e mi ha parlato. Quindi, per favore, apri bene le orecchie, perché sono chiavi che Dio vuole darci per avere una fede attivata. Perché noi passiamo a volte tutta la nostra vita a fare i credenti, che credono, però io trovo sempre di più oggi credenti e non mi viene il termine, no depressi, però come si dice, sconfortati, afflitti, trovo sempre di più credenti che anche se credono non vedono risultati. Non so se Dio ti sta già iniziando a parlare. Ci sono persone, 2 anni di fede, 10 anni di fede, 30 anni di fede, che dicono pur credendo, pur che io mi muovo per fede, però perché non vedo risultati? Non so se ti è mai capitata questa cosa. Cioè, magari passi tutta la vita a credere, però poi non vedi mai risultati o non vedi cose che... Questa sera Dio ci darà una chiave per mettere la fede nella giusta prospettiva del regno. E se tu metti in pratica questi principi, queste rivelazioni che Dio ci dà questa sera, tu avrai una fede attiva, non più passiva. Tu avrai una fede ricca di risultati. Quanti vogliono una fede ricca di risultati? O tu vuoi solo essere un credente? Io credo che se Dio ci ha salvato, se Dio ci ha messo in una posizione di giustizia, perché Gesù ci ha reso giusti, non è perché dobbiamo passare tutta la vita a essere lì sconfortati, no. Io credo che la fede sia uno degli strumenti che Dio ci ha dato per vedere la mano di Dio operare nella nostra vita e nella vita di chi ci sta intorno. Quanti lo credono? Ora, in Matteo 5 c'è un episodio che tutti conoscete, no? La famosa pesca miracolosa. E qui, leggendolo, Dio mi ha iniziato a parlare. Solo 2 volte si parla della pesca miracolosa. Prima che Gesù morisse e dopo che Gesù è morto. In Luca e in Giovanni. Ora,
Quante volte abbiamo detto io mi muovo per fede, pastore? E quante volte dopo che l'abbiamo detto siamo rimasti delusi? Eri carico, ti sentivi forte, hai iniziato a dire da lunedì, no, come a quelli che dicono da lunedì faccio la dieta, però poi non la fanno mai. E molte volte noi ci sentiamo così, come quelli che vogliono fare dieta, però poi non la fanno mai. Allora molte volte ci sentiamo con persone, perché magari, che ne so, hai passato un culto la domenica bella, perché sei stata a una conferenza e ti senti carico, ti senti toccato, però poi viene il lunedì e sembra che quella fede che avevi la domenica non ce l'hai più il lunedì. E mentre la domenica dici, quando vado a casa da lunedì inizio a pregare, da lunedì inizio a digiunare, da lunedì mi metto lì in preghiera 2 ore al giorno, poi arriva il lunedì e la dieta non inizia. Non so se ti è mai capitata questa cosa, no? Dicevo, guarda, domenica che culto che abbiamo fatto, guarda, il culto della primizia è stato davvero potente domenica. Quindi tu ti sei ritirato a casa con una, non lo so, una voglia, un desiderio forte, no? Hai detto da lunedì camminerò per fede, inizierò. Poi sembra che il lunedì, boom. La domenica sei stato in cielo, il lunedì ritorni sulla terra. E quindi sembra che da quella frase che tu hai detto, mi muoverò per fede, sembra che poi è come se attaccata ci sta subito la delusione, perché non vedi cose nella tua vita. Ora, naturalmente conoscete tutti qua, no? Il passo qua in Luca 5 che dice: ora avvenne che Gesù, mentre egli stava in piedi presso la riva del lago di Gennesaret, la folla gli si stringeva attorno per ascoltare la parola, il logos, la parola a tutti, e la parola di Dio. Vide 2 barche ormeggiate alla riva del lago, delle quali erano scesi i pescatori e lavavano le reti. Allora salì su una barca, e che era di Simone, lo pregò di scostarsi un po' da terra, postosi a sedere ammaestrava le folle della barca. E quando ebbe finito di parlare disse a Simone: prendi il largo e calate le vostre reti per pescare. Simone rispondendo gli disse: maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò la rete. E fatto ciò presero una tale quantità di pesci che la rete si rompeva. Poi continuiamo dopo. Ora, noi possiamo muoverci per fede o muoverci per fede in ubbidienza. Sono 2 cose diverse. Una cosa è che tu ti muovi per fede, e una cosa è che tu ti muovi per fede e ubbidienza. Perché tu ti puoi muovere per fede con le tue forze. Ti puoi muovere per fede perché hai ascoltato il Logos, cioè hai sentito un culto. Sei andato in chiesa, hai ascoltato la parola e ti muovi. Oppure, dopo te lo dimostrerò con la parola quello che sto dicendo, tu ti puoi muovere per fede in ubbidienza alla parola. Quindi non ti stai muovendo secondo le parole che hai ascoltato al culto, ma tu ti puoi muovere in fede e in ubbidienza secondo la parola che hai ascoltato come rema, come rivelazione. Una cosa è ascoltare il Logos, parola, il culto, la domenica, un insegnamento, e una cosa è ascoltare la parola come rema, come rivelazione personale. Quando tu dici io mi muovo per fede, e lo fai perché lo dicono tutti, pure il pastore ci insegna, muoviti per fede, è relativo, è generico, facilmente si rimane delusi, perché il tutto lo stai facendo con le tue forze,
perché ti senti motivato? Per questo la predicazione della motivazione non va bene, perché ti senti motivato al momento. Poi passano 2 o 3 giorni, devi aspettare il culto, Dio ti parla, ti senti di nuovo motivato, lunedì inizio a pregare, inizio 4 giorni di digiuno, ti faccio vedere bene, mi metto lì in preghiera, però poi... E la stessa cosa è quando tu dici, io mi compro la macchina per fede. La macchina non si compra per fede, che poi ti trovo i debiti. La macchina te la compri per fede se Dio ti parla. È diverso. Ah, io ho fede, mi compro una casa di 2 milioni di euro. Quello è sottile, cari miei. Non so, stasera vi voglio dare delle chiavi, così siamo meno frustrati nella vita. È così. Dio mi ha parlato chiaro. Questo messaggio può sembrare semplice, ma chi lo ascolterà ha una profondità forte. Può sembrare una cosa, ah, io per fede mi compro, che ne so, tutto nella vita, per fede. Ma te l'ha detto Dio? Ti ha dato una rivelazione? È la stessa cosa quando preghi per i malati. È una cosa che tu preghi per i malati perché la Bibbia lo dice. Ed è buono farlo. Un'altra cosa è quando lo Spirito Santo ti dice, c'è sta Pingo Pallino che è malato, adesso va, imponigli le mani. Non so se mi state comprendendo, cari miei. Perciò io mi muovo per fede. Il tema di stasera è io mi muovo per fede, punto interrogativo. Perché è sempre buono dare un tema alle predicazioni, che sennò non si capisce quello che stiamo dicendo. Luca 5. Ora, alleluia. La vera fede è legata sempre all'ubbidienza. La fede non è legata a ciò che senti, a ciò che vedi o a ciò che fai, ma è legata alla rivelazione della sua parola e all'ubbidienza di quella parola. In poche parole, se vuoi vedere una fede che porta risultati, muoviti quando lui ti parla, anche se non vedi. Perché la fede è questa, che anche se non vedo ancora, solo perché tu l'hai detto, io ci credo. E se non è oggi, sicuramente domani vedrò. Perché la Bibbia dice che fedele è colui che ha fatto le promesse. Quando Dio creò il mondo, prima di crearlo visibilmente, lui già lo teneva dentro. Dio, prima di creare il mondo, prima di creare la luce, prima di creare le stelle, prima di creare a te, già tutto questo lo teneva dentro. Perché Dio è un Dio di fede e la fede crea. Ma se tu prima non hai dentro, che cosa puoi creare? Niente. Per questo quando lui disse sia la luce, e luce fu. Vedete, la fede è la parola. La fede è la parola. Quando tu metti la tua fede alla parola, qualcosa si crea. Se tu hai solo fede, io mi muovo per fede. Sembra che siamo a 35 gradi, no? C'è un po' d'aria fredda, no? Ci vorrebbe un po' d'aria fredda. E quando Dio creò tutte le cose che ha creato, è perché le teneva dentro. Quando la parola ti arriva dentro e tu hai fede su quella parola che hai dentro, allora si crea
so se mi state comprendendo, cari. Perché molte volte noi diciamo, pastore, io mi muovo per fede, io faccio questa cosa per fede. Dove è appoggiata la tua fede? Chi te l'ha detto? Il pastore o Dio? Perché il pastore ti può dare un logos, cioè una parola, come a Gesù disse a Pietro, mi serve la tua barca, devo dare un logos, devo dare una parola a tutti. Però Gesù già stava pianificando un rema, non so quanto mi state capendo, mentre Gesù stava dando un logos, già stava pianificando un rema. Mentre Gesù stava sulla barca di Simone, che dava un logos, una parola per tutti, già stava pianificando un rema da dare a Simone. Non so se... Tutte le volte che tu vieni in chiesa la domenica, mercoledì, tutte le volte eccetera eccetera, senti un culto, una cosa, è un'anticipazione di un rema. Il logos è un'anticipazione del rema. È così. Quando tu hai la sua parola rivelata dentro e lui ti parla, devi parlare con la fede e ubbidire a quello che lui ti ha detto, perché lui agisce solo sulla sua parola. Ragazzi, questa cosa è importante. Dio agisce solo su quello che è scritto nella sua parola. Quante volte ci inventiamo le cose? Quante volte facciamo giri di parole? Quante volte vogliamo cercare di... Dio si muove solo attraverso la sua parola. E se tu hai la sua parola dentro rivelata, la tua fede fa sì che tutto si muova. Dice, ma pastore, mi sta un po' confondendo. Sentiti questo messaggio 10.000 volte, perché sono chiavi. Dice, ma con mio mi sono mosso sempre per fede, pastore. Mi stai scoraggiando stasera. Dice, allora ho sbagliato in 20 anni, 30 anni di conversione. Sì, pure io ho sbagliato, perché tutte le volte che mi sono mosso per fede senza la rivelazione prima della parola, mi sono trovato male. Perché ti dico questo? Cosa disse Dio al profeta Geremia? E poi dopo che gli disse? Perché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Dove vigila Dio? Sulla sua? No, sulla tua. Sulla sua parola. Geremia 1,12 dice, hai visto bene? Allora io vigilo sulla mia parola e la mando d'affetto, perché aveva visto bene la fede e la parola. Quando si uniscono queste due cose, lui la manda ad effetto. Ragazzi, tutte le volte che ci muoviamo per fede, senza il rema, Dio non può vigilare sulla sua parola e mandarla ad effetto, perché stiamo facendo le cose noi. È sottile la cosa, è molto sottile. Stasera sto rompendo paradigmi. Non importa se hai 200 anni di conversione, è più difficile romperli, ma si rompono. Nel nome di Gesù Cristo. Quelli che sono più freschi nella fede, gloria a Dio, così non, voi non ne avete paradigmi, ma quelli che magari stanno da più anni, dicono, mamma mia, ma che sta dicendo pastore? Io vigilo sulla mia parola, non sulla tua, per mandarla ad effetto. Lui vigila sulla parola, sulla sua parola, e solo la sua parola può portare fede.
Ma la stessa fede, se non è fondata sulla parola, non è una fede attiva e non porterà risultati. Per questo oggi vediamo credenti fanatici. Quanto fanatismo c'è in giro? Perché hanno fede, ma non è una fede fondata sulla parola e non viene dalla parola. Per questo oggi troviamo cristiani frustrati, perché hanno fede, si muovono in fede. Io mi ricordo di tanti anni fa, parlavamo tra servi di Dio, no? Dicevo, tante testimonianze di persone che per fede sono andate a tempo pieno. Per fede hanno lasciato il lavoro e poi si sono trovati in mezzo alla strada. C'era un tempo dove era una moda. C'era proprio una moda. Tutti che lasciavano il lavoro, tutti nelle chiese a fare i pastori, gli evangelisti, apostoli, dottori, missionari, chissà chi avevano trovato nella chiesa. Ah, stasera il pastore c'è da duro, no? Che la verità a volte fa male. Poi si sono trovati pastori, servi, magari avevano anche una buona attitudine, un buon cuore, però non possiamo dire io mi muovo per fede. Io mi muovo per fede, io mi muovo per fede, io mi muovo per fede, io. E si sono trovati pastori, gente, ministri, purtroppo. Tutti devi muovere per fede solo ed esclusivamente quando Dio te lo dice. E te lo dimostro con la parola sempre. Romani 10:17 è scritto, anche qui l'abbiamo letto a memoria, a cantilene, bla bla bla, che la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla sua parola. Quante volte abbiamo letto questo versetto, cari miei, a memoria? Ah sì sì, l'udire viene dalla parola. Quando la tua e la mia fede è basata sulla parola, viene dalla parola, dipende dalla parola, allora tu vedrai risultati. È buono ascoltare le parole, e ti profetizzo, ma viene il tempo per la tua vita dove ascolterai la parola nel segreto, lui ti parla al tuo cuore, al tuo spirito, e ti rivela la chiamata, il proposito, cosa fare, dove andare, per cosa veramente vivere. E voglio dirvi una cosa, cari miei, e tutti voi che mi state guardando: quando la tua fede è basata sulla parola, perché la fede viene dall'udire, l'udire da dove viene? Dalla parola. Quando è così, tu ti muovi nell'ubbidienza. Perché oggi le persone si alzano le saracinesche e si inventano pastori? Magari hanno ascoltato qualcuno. Ah, io per fede mi apro quel locale, quindi lascio il pastore e mi invento io pastore. Una bella cosa può sembrare, ma ti stai muovendo per fede tu, non in ubbidienza alla parola, in ubbidienza a qualche altra cosa che hai ascoltato, perché hai fede, ma la vera fede viene dall'ubbidire la parola. E quando la tua fede vera viene dalla parola, tu sei ubbidiente. Quindi quando Dio ti rivela la chiamata, quando Dio ti rivela il proposito, che Dio ti vuole rivelare la chiamata, Dio non ti ha salvato per farti stare nel banco di una sedia tutta la vita. Dio ti ha chiamato, ti ha salvato, ti ha guarito e ti ha liberato affinché tu potessi mostrare la sua gloria. Quindi quando tu ti metti in preghiera, in intimità, Signore, rivelami la chiamata, il proposito, rivelami tutto ciò che io devo fare. Dio non è sordo, Dio
ascolta e ti parla. E quando ti parla in ubbidienza, quando ti parla e tu rispondi in ubbidienza, tutto ciò che tu farai è in ordine. Non ti puoi inventare la chiamata, non ti puoi inventare niente. Quando Dio ti parla e la fede viene dalla parola, e quella parola che Dio ti ha dato viene da una fede umile, tutto ciò che tu farai sarà in ordine. Perché dove c'è lo spirito c'è libertà, non libertinaggio. Dio usa strategie per fare questo. Vedete a Simone che gli è successo. Ascoltami bene. La scusa che doveva ammaestrare il popolo, gli disse: allontanati un po' dalla terra, devo ammaestrare la folla. Avete letto con me? Ora ve lo rilego, qualcuno può dire non mi sono perso. Versetto 3: allora salì su una delle due barche, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Lo pregò di spostarsi. Ascoltatemi bene, non vi distraete, perché qua vengono le rivelazioni. Gli disse: allontanati un po' dalla terra, perché devo ammaestrare la folla. Quando ti allontani dalla terra, ti avvicini al cielo. Più ti allontani dalle cose terrene, più ti avvicini alle cose del cielo. Più abbiamo tesoro nel cielo, meno avremo tesori sulla terra. Matteo 6, 19 dice: non accumulatevi tesori sulla terra, ma in cielo, perché quelli della terra periscono, quelli del cielo restano in eterno. Simone, spostati un poco dalla terra. Simone stava lì con i discepoli, ancora non erano discepoli, a rassettare la rete, no? Perché non avevano preso niente, eccetera, eccetera. Ci ho predicato mille volte su questo, ma non voglio rimanere su questo. Mi piace sta cosa, spostati un po' dalla terra. Inizia a venire, perché la barca non è fatta per stare sulla sabbia. La barca, le navi sono fatte per stare a largo. Poi arriviamo pure a largo. Per il momento stiamo un po' fuori dalla terra, no? Quindi più ti allontani dalle cose della terra, più ti avvicini alle cose del cielo. Quali sono le cose della terra, cari miei? C'è sta tutta una lista che non finisce mai, ma me ne elenco alcune, perché sennò non finiamo più. Le cose della terra sono l'egoismo, la fama personale, a volte nelle chiese trovo persone che non sono riuscite a realizzarsi nella vita e vogliono realizzarsi in chiesa. Pastore, voglio il microfono, però in questa chiesa non mi fanno fare mai niente. Io voglio suonare, però voglio cantare, però voglio imporre le mani. Ok, inizia a mettere le macchine bene fuori alla chiesa, poi vediamo. Fama personale. Vado avanti o mi fermo? Sigo paro, disse qualcuno in spagnolo. Quindi egoismo, fama personale, fame di vendetta. Queste sono le cose della terra. Fame di vendetta, eh? Hanno mai parlato male? E che cosa nasce dentro di te? Fai così? Queste sono le cose da terra. Quindi più ti allontani da queste cose,
più ti avvicini alle cose del regno, che dopo te leggo. Fame di vendetta. Calpestare gli altri per riuscire io. Cosa della terra. Calpestare gli altri perché devo riuscire io. Incredulità. Applausi. Applausi. Bravo il pastore. Come bravo pastore. Gloria a Dio, pastore. Applausi. Ma com'è bravo quel ministerio. Applausi. Se proprio dovete applaudire, applaudite Cristo, non me. Essere serviti. Oggi parlavo a tavola a casa mia e dicevo, a volte il ministero rovina le persone. Prima che eri un semplice credente, tutto a posto. Come inizi ad avere qualche etichetta? Ah, io sono pastore. Ah, io sono profeta. Ah, io sono un apostolo. Apritemi il sportello da macchina. Io ho amici nel ministero, che prima del ministero eravamo amici, poi non lo so che è successo. Cioè, non lo so che è successo. Cioè, non è che è cambiato qualcosa, eh? Ci siamo fatti, che ne so, ti ho fatto una mala azione, allora tu ci sta pure. Ci senti, io ti voglio bene, solo che non ti voglio vedere più. C'è stato, ho fatto una mala azione. Ma è come se da quando sei entrato nel ministero, pum. Dici, ma che è? Incredulità, applausi, essere serviti, orgoglio. Orgoglio e dignità. Massimo Troio. Orgoglio. Com'è brutto l'orgoglio, ragazzi. Sapete chi è il padre degli orgogliosi? È il Satana. E com'è brutto l'orgoglio. L'orgoglio si mette quella parolina davanti. Io. Tutte le volte che parli con qualcuno e che qualcuno dice io, è orgoglioso. Ma io, specialmente nelle chiese, se Dio inizia ad usare qualcuno per i miracoli, per le, io, quando ho pregato per Nicolino, io ho parlato di Gesù a Nunzia, faccio un esempio, Nunzia, quella si è convertita perché io, le cose della terra. Poi dopo vi porto a un punto dove, come anche Simone, poi cadde con la faccia a terra. Quindi essere serviti, orgoglio, divisione, cose della terra. Le cose della terra dividono, le cose del cielo moltiplicano. Competizione. Competizione. Ah. Ah, quella persona, se poi specialmente se si parla poi di parenti, di fratelli in Cristo, no? Saire si è comprato una villa a 3 piani. Siccome Saire è mio cugino,
cugina, me ne compro uno di 4 piani. Te, ta già favre buona. No, no, la competizione, nella chiesa. Ai. Posso sfogare pure un poco, no? Nelle chiese. Si fa a gara. A chi è da sta vicino agli apostoli? Ma non avrei che già sta primia. E se non mi vedono, segnale di fumo. Competizione. Le persone del cielo invece, le persone del regno, se saire se commata a casa a 3 piani, gioiscono. La competizione, devo fare sempre meglio di te. L'ultimo, lo dico, che se no non ce ne andiamo più, ce ne stanno tante delle cose della terra. Riconoscimenti. Vedete che parola ho dato a Nicolino, che non mi riconosce nessuno in questa chiesa. Cioè, nessuno mi riconosce. Avete mai detto sta cosa dentro? Che poi al nessuno mi riconosce è legato nessuno pensa. Quindi in questa chiesa, se tu trovi una chiesa perfetta, non entrarci, perché per causa tua potrebbe diventare imperfetta. Quindi queste più o meno sono le cose della terra. Le cose del cielo quali sono? Fede, speranza, amore, sostegno gli uni gli altri. Cose oramai in via di estinzione. Sostegno gli uni gli altri. Onorare Cristo. Onorare i fratelli. Ti sto parlando di alcune cose del cielo, ce ne stanno tante. Umiltà, unità, servire, non essere servito. Gesù disse: io sono venuto per servire, non per essere servito. Che mia moglie mi ha fatto una raccomandazione, quindi devo stare calmo. Innalzare Cristo, alleanza, collaborazione, armonia, fare a gara per onorarci, eccetera, eccetera, eccetera. Ti ho detto questa cosa perché poi andiamo all'episodio, eh? Quindi spostati un po' dalla terra. Ma torniamo alla strategia di Gesù, perché Gesù salì sulla barca di Simone perché voleva arrivare ad un punto. Non era tanto perché doveva dare il Logos, ma perché doveva dare un rema a Simone. E che cosa al versetto 4 dice? E quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: adesso prendi il largo. Quindi ti sposti un po' dalla terra, ok. Adesso prendi il largo. Quando sei un po' lontano dalla terra, ascolti le parole. Quando prendi il largo, ascolti la parola. Shuma, l'ho scritto pure questo. Sì, quando ho scritto Shuma.
E quando ascolti la parola e sai che Dio ti parla, non ti ferma nessuno. Ma non perché sei forte tu, ma perché la fede che si scaturisce dall'ascoltare la sua parola ti porta ad ubbidire. E quando ubbidisci la parola, fa un lavoro per te. Ed è stesso la parola che Dio ti ha dato che ti porta ad avere una fede attiva e a vedere miracoli. Matteo 5,5 dice: e Simone rispondendo gli disse: maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nada, però alla tua parola rema, però alla tua parola. Quando la tua fede si accorda alla sua parola, che si attiva il soprannaturale, perché la sua parola è soprannaturale. Pietro aveva messo la fede e l'ubbidienza a una parola rivelata. E che cosa è successo? Miracoli a fiumi. Ci siete? A volte passiamo stagioni muovendoci per fede senza vedere risultati. Poi basta un secondo che ascolti la sua parola che ti viene rivelata, tu la ubbidisci e vedi cose che per anni non hai mai visto. Simone disse: abbiamo pescato tutta la notte, ora tu mi dici di fare la stessa cosa. Perché Simone era pure mattina, e la mattina non si pesca di notte. Io non sono pescatore, ma qualcosa, no? Si pesca di notte. Ah, qua abbiamo un pescatore, oddio. Si pesca di sera, all'alba. Però qua era mattina oramai, inoltrata, quando Gesù stava parlando con Simone, che lui disse: abbiamo pescato tutta la notte, non abbiamo preso niente. Quindi, quante volte ti sei trovato a fare la stessa cosa e a non vedere risultati? Hello? Non mi dite che non vi è mai successo. Dici: mamma mia, succedono sempre le stesse cose, non cagno mai niente. Quante volte l'avete detto? Stasera ti voglio dare una chiave. Fai salire a Gesù nella tua barca, spostati un po' dalla terra e inizi a prendere il largo, perché Gesù vuole darti una rivelazione. Prendere il largo è difficile, perché fin quando stai con i piedi sulla terra, le cose li comandi ancora tu. Quando ti trovi al largo, non puoi comandare più niente. Per questo Gesù gli disse: prendi il largo, perché tu non devi comandare più niente, perché tu non devi dipendere da niente più, solo dalla mia parola. E a volte passiamo stagioni intere. Questo vale a 360 gradi nella nostra vita, su tutte le aree della nostra vita. A volte predicatori ti dicono anche cose giuste, però se tu non vai davanti all'Eterno e dici: Signore, tu mi devi rivelare a me adesso, quella cosa che ti ha detto quel pastore è un logos, non diventa mai rema. Su tutto, ragazzi. Su tutto. Per questo poi rimaniamo frustrati. Dici: ma quello me l'ha profetizzato, quello me l'ha detto il pastore, perché non succede? Perché è rimasto un logos. Perché le persone come Simone, che hanno avuto una fede forte, hanno detto: Signore, io non ho preso niente, castam accis. Cioè, a casa non posso portare nemmeno il pane oggi, che non abbiamo preso niente. Però, se tu lo dici, io calo di nuovo le reti. Non mi interessa se è mattina inoltrata, non mi interessa se qualcuno mi insulta, non mi interessa quello che pensano di me.
tu l'hai detto e io lo faccio. Questo è muoversi per fede. Non so se sta... Questo è muoversi per fede. A volte vedi persone che hanno 20 anni di fede, che si sono mossi in fede, ma sono più frustrati di quelli che non si muovono per fede. Perché 20 anni non hai visto niente. Io mi muovo per fede, io faccio le cose per fede. Ok, dove è fondata la tua fede? Da dove viene la tua fede? Perché se la Bibbia dice che la vera fede viene dall'udire, l'udire viene dalla parola, se non hai una fede che viene dalla parola, è una fede finta. Pietro disse: alla tua parola, stavolta io calerò di nuovo le reti. Non ti sentì un fallito, non ti sentì uno che non ce la può fare, non ti sentire come quella persona: pastore, ci ho tentato tante volte. Dio non sta qui a giudicarti, Dio è qui questa sera e ti dice: lascia stare se ci hai tentato tante volte, ma perché l'hai fatto con le tue forze? Fai una cosa, fammi entrare nella tua vita, fammi entrare sulla tua barca e ascolta il rema e poi ubbidisci. Tu metti la fede e l'ubbidienza, il resto lo mette Dio. Simone mise fede ed ubbidienza alla sua parola. Pure il fatto di salvare i familiari. Vabbè, quello è scritto che tu sarai salvato, tu e la tua famiglia. Ok, è vera, ma vai davanti all'Eterno. Guarda le cose come cambiano. Ascoltami bene. Quando tu vivi questa parola come un logos, tu fai una preghiera come un logos. Signore, ti prego, salva i miei familiari, salva questo, fai questo, salva il mondo, eccetera, eccetera. Quando tu hai un rema, che Dio veramente vuole fare quella cosa, ascoltami bene, tu ubbidisci e agisci. Perché salvare i tuoi familiari non è soltanto pregare, ma può darsi che Dio ti sta dando una strategia per come fare. Magari una persona a te cara in quel momento, che quando noi preghiamo solo perché io mi muovo per fede, noi siamo come quegli asini che hanno: io mi muovo per fede, convinti, io mi muovo per fede, e andiamo avanti come a tanti robottini. No, quando tu ti muovi per fede, ma basata sulla rivelazione della parola, Dio ti dice come fare, quando fare e con chi fare. E tu ti muovi in base a quella parola, la fede la metti su quella parola, tu agisci su quella parola, e quando agisci sulla sua parola la pesca è certa. È un po' come l'apostolo Paolo che diceva: io quando combatto non do i pugni come uno che dà i pugni nell'aria. No, l'apostolo Paolo era perché la sua fede era basata dalla rivelazione della parola. Perché ragazzi, passano gli anni. Se c'è una cosa che non si può fermare è il tempo. Tu puoi fermare tutto, ti puoi fermare tu un attimo a casa, bello, tranquillo, il caffè, puoi fermare macchine, puoi fermare tutto. Il tempo non lo puoi fermare. E all'improvviso ti trovi a 70 anni. Signore, eppure mi sono mosso per fede. Sono andato sempre in chiesa. Sono stato fedele. E Dio non è che ti giudica. Dice: figlio mio, hai passato tutta la vita tua nel logos. Ascolta culti, ascolta predicazione, oggi su YouTube si trova di tutto e di più. Hai passato tutta la tua vita a conferenze. Buono, gloria a Dio, alleluia, amen. Però quante volte Dio vorrebbe salire sulla barca? Vorrebbe parlare a te. A te. Solo a te. Questo si chiama amore. Questo si chiama amore per il popolo, per i figli. E io mentre venivo in chiesa è sceso un amore su di me forte per il popolo.
perché solo chi ha un amore per il popolo dà una parola d'amore. E anche se quella parola è dura, viene da un cuore d'amore. Perché, cari miei che mi state ascoltando, io non ho mai usato in 30 anni di fede questo e questo per giudicare qualcuno. Mai. E Dio non è qui a giudicarti. Dio è qui che ti sta dicendo: figlio mio, prendiamo il largo io e te questa volta. Ho bisogno di stare solo con te. Perché di voci ce ne stanno tante, di situazioni ce ne stanno tante, di combattimenti interiori non ne parliamo proprio, di attacchi di paura, attacchi di panico. Però Gesù è qui questa sera e ti dice, e vi dice a voi che mi state ascoltando: prendiamo un po' il largo, perché se prendiamo il largo siamo solo io e te. Non c'è bisogno di un intermediario. Simone, siamo io e te. E da tutte queste rivelazioni, queste esperienze che Simone stava vivendo, che un giorno Gesù gli ha detto: mi ami tu? Dio stava preparando. Dio, ragazzi, Dio ci deve per forza preparare, perché lui vuole che noi possiamo arrivare dove lui ci vuole. E voglio concludere così. Potrei predicare fino a domani. Perché questo passo della Bibbia non l'avevo mai letto in questa versione. È straordinario. Quanto è importante il processo. Quanto è importante. Però ascoltami. Se il processo che noi viviamo non è condito dalla fede e dall'ubbidienza alla rivelazione della sua parola, quel processo ti uccide. Punto. Mentre se tu vivi il processo con la consapevolezza che Dio ti sta portando da qui a una dimensione di gloria, a una dimensione di gloria, a un'altra dimensione di gloria, se tu vivi il processo così, sapendo che quello che stai vivendo per fede ti sta portando in una nuova dimensione di gloria, allora quel processo ti uccide, sì, ma per farti vivere in Cristo. Qua ci voglio una bella locandina, ragazzi, dei media. La fede, qua su questa cosa che ti dico, una bella locandina. Una bella locandina, sì. Perché mi piace lavorare con i social. I social sono forti, usiamoli per il regno di Dio. La fede ti fa diventare un uomo della parola. E la parola ti fa diventare un uomo del regno. La fede ti fa diventare un uomo della parola, e la parola ti fa diventare un uomo del regno. Concludo. Guardate qua che è successo a Simone, ragazzi. Queste sono le attitudini di chi vive una fede vera nel regno, di chi vive una fede vera che viene dalla parola, perché la parola ci insegna, ci istruisce, ci ammonisce. Versetto 7 dice, versetto 6, allora fatto ciò presero una tale quantità di pesci che la rete sì, quasi sì. Quindi la fede e l'ubbidienza alla parola porta a un risultato. Qual è il risultato? Una grande benedizione. Ora, ascoltandomi bene, pure voi che state lì in diretta, escusami bien, la fede legata all'ubbidienza della parola porta una benedizione.
benedizione. Ora Simone poteva dire: wow, e che benedizione! Parafrasando, no? La quantità di pesci sono anime, perché poi dopo gli dice: non ti preoccupare, sei sereno, io ti faccio pescatore. Quindi voglio dire, ora, wow, quando facciamo i culti le persone devono venire solo da me. Quando andiamo a evangelizzare, le persone devono venire solo al CIMAP de Glori Pomigliano. Ma facciamo un'evangelizzazione insieme al pastore Pasqualino? No, è perché poi le anime dove vanno? Devono venire da me. Simone poteva pure dire così. Mentalità della terra. Ma Simone era una persona che stava, aveva una rivoluzione dentro. Perché quando tu hai una fede genuina, in obbedienza a ciò che lui ti dice, sai che tutto viene da lui. E quando le cose vengono da lui, non sono, sono sue. Allora, versetto 7, allora fecero cenno ai loro compagni che erano dall'altra barca perché venissero ad aiutarli. Ed essi vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che stavano affondando. Mamma mia, che insegnamenti per la Chiesa di oggi! Che insegnamenti, ragazze! Dio manda mille anime. Ah, devono venire solo da me. Perché devo far vedere che ministerio che c'ho. Chiamiamo a qualche pastore che non è del CIMAP, o anche quelli del CIMAP. Chiamiamo tutti i pastori di Pomigliano, faccio un esempio. Non tutti quelli di Pomigliano. Dico, facciamo una grande campagna evangelistica, tutti insieme. Le anime dove vanno? Basta che vanno in cielo. Si convertono 100 persone, chiama la barca che sta di fronte a te, vieni a, se no si perdono, questo è il senso. Se Dio gli, i pesci stavano sempre nell'acqua, i pesci sono stati sempre lì e sono stati attivati dalla fede alla parola, alla tua parola io calo di nuovo la rete, ma i pesci stavano lì, stavano pure scocciati. Quando, ma me ne vado, se non viene la rete me ne vado. Se salvano 2000 persone da... ma mo da chi vanno? Da chi vanno? Basta che vanno a Cristo. Poi dove vogliono andare vanno. Perché i pesci non sono nostri. Sono di colui che li ha inventati. Chiamate l'altra barca, fate presto, la messa è grande, gli operai sono pochi. Sapete perché gli operai sono pochi? Quelli in verità non è che sono pochi, è che quelli che ci stanno, stanno facendo una guerra tra di loro. Ed essi vennero e riempirono tutte e due le barche. Vennero, che bello. Ma sono strano io? Sono strano io? Le anime. La cosa più cara a cui Dio tiene.
Gli esseri umani fanno a gara, non per onorarsi, ma chi deve acciappa più anime. Che cosa abbiamo ridotto l'Evangelo? Le anime. La cosa di cui Dio ha mandato Gesù ad essere picchiato, martoriato, sputato in faccia, per cosa? Per le anime. E noi oggi che facciamo? Litighiamo. Forse viene pure censurato questo video. No, da Facebook, dai credenti. Simone disse: andate a chiamare altre barche. Quanto è grande la benedizione. Andate a chiamare, non ce la facciamo a tenere tutto. Come mi piace sta cosa. Come mi piace sta cosa. Quante cose devono cadere dalla nostra testa. Pastori, profeti, evangelisti, apostoli. Quante cose devono cadere dalla nostra mente. Strutture mentali diaboliche e religiose. Chiamate le altre barche. Non sto parlando che i ministeri sono sbagliati, però impariamo a dire: chiamiamo gli altri ministeri, veniamo insieme nell'unità, perché l'abbondanza che sta arrivando è grande. La benedizione che Dio sta mandando è grande. E invece di disunirci, uniamoci, perché altrimenti corriamo il rischio che le anime si perdono. Versetto 8, concludo. Vedendo questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un uomo peccatore. Sapete che significa tutto questo? Che qualcuno magari inizia a dire: Signore, ma che ne abbiamo fatto dell'Evangelo? Non è tanto il fatto personale di Pietro che si è riconosciuto peccatore, è proprio il fatto di dire: ma che ne abbiamo fatto della Chiesa? Ma che ne abbiamo fatto dell'Evangelo? A che cosa abbiamo ridotto la parola, la Bibbia, la comunità, la fratellanza, l'amore, il volersi bene gli uni gli altri, il sostenerci gli uni gli altri? Che ne abbiamo fatto? Ah, quello non è buono. A volte solo perché una persona è finito il tempo di una chiesa e ne vuole cambiare un'altra, escono i mitri, che poi ritenevano una scusa. Io ringrazio Dio per la vita del dove stavo io, del mio pastore a Salerno, Rino De Felice, perché quando sono morti i miei figli mi ha chiamato. È stato l'unico, diciamo. Che vuol dire che ci siamo uccisi quando me ne sono andato dalla chiesa? No, me ne sono andato. Non me ne sono andato in ribellione. Era Dio che lo voleva. Stasera quante strutture devono cadere dalla cervella? Però com'è bello a parlare in verità, che la verità ci rende liberi. Allontanati da me perché sono peccatore. Come per dire: Signore, che abbiamo combinato fino a mo? Che abbiamo combinato? Che abbiamo fatto? Abbiamo passato anni a dividerci. Abbiamo passato anni a pensare più ai ministeri che a crescere figli.
Io sono di Paolo, io sono di Apollo. Io sono di Cristo. E quello che dovremmo fare è questo: crescere figli. Non stiamo crescendo chiese, stiamo crescendo figli. Un giorno un pastore disse, non lo dimenticherò mai, un pastore forte, disse, mi ricordo stavamo sotto la tenda a Quaglietta, e lui testimoniando disse, quando avevamo una stanzetta, non avevamo niente, a chiesa nostra era una stanzetta, e in quella stanzetta facevamo i culti, a scuola domenicale, stanza di liberazione, tutto, una stanzetta, non avevamo uffici, niente, una stanzetta, facevamo tutto lì, però c'era una presenza di Dio straordinaria, solo che si iniziava il culto. Adesso abbiamo una chiesa grandissima, però non ci sta più la presenza. Io mi mise a piangere come un bambino. Allora allontanati da me perché sei un peccatore, perché quando tu vedi tanta benedizione, che Pietro, Simone stava vedendo tanta benedizione, l'aveva condivisa con tutti, no? E il pensiero qua che mi è venuto oggi è, Signore, ma allontanati da noi, quasi quasi allontanati da noi, perché abbiamo fatto della chiesa, non lo so, è meglio che non mi esprimo, abbiamo fatto dei ministeri come, la dico questa, Apocalisse, io sto alla porta e busso. E noi usiamo questo versetto per le persone quando andiamo a evangelizzare. Dio lì stava parlando alla chiesa. Gesù sta alla porta e bussa. Che significa? Che sta fuori. Mentre noi facciamo chiesa, lui sta fuori. Mentre noi facciamo gli incontri, lui sta fuori. Mentre noi li indichiamo a chi si deve tenere il credente, a chi non se lo deve tenere, lui sta fuori. Io apro, io busso, chi mi apre? Infatti Pietro e tutti quelli che erano con lui furono presi da grande stupore per la quantità di pesci che avevano preso. Lo stesso avvenne pure a Giacomo e a Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone. Quando tu hai un cuore umile, ubbidiente, pieno di fede alla sua parola, anche quelli intorno a te verranno benedetti. Perché quello che Dio ti dà, tu non te lo tieni per te stesso. Ami condividerlo. Ami condividerlo. Perché se tu sei della Chiesa, allora le cose te le tieni per te. Se fai parte della sposa, cioè del regno, allora tu ami condividere. Non interessa a quale denominazione appartieni, se puoi aiutare, aiuta. Concludo, Gesù disse a Simone, non temere, vedete com'è bello Gesù. Simone, vieni qua, stai sereno, perché io ho preparato tutta questa scena, fatemi passare il termine, per una sola cosa. Ho preparato il Logos, ho preparato che tu stavi lì con la barca, ho preparato che tu non pescassi niente tutta la notte, sono stato io. Iniziate a capire qualcosa. Non hai pescato niente, sono stato io, ho dovuto preparare tutto. Quindi pure quando ti succede qualcosa di brutto, sono stato io, dovevo prepararti per il rema. Perché? Perché ti dovevo dare la tua chiamata.
E Gesù è venuto qua e gli ha detto: non temere, perché d'ora in avanti tu sarai pescatore di uomini. Vedete Dio che cosa ha messo su una scena, per cosa? Per la chiamata. Ragazzi, questo è forte. Per la chiamata. Allora Dio sta preparando, Dio sta facendo, Dio ti ha girato come un calzino, poi ti ha messo di nuovo lì, poi ti ha triturato di nuovo, poi per cosa? Perché sta preparando la chiamata. Perché la chiamata deve essere pura. Non si deve interporre niente tra te e Dio, perché la chiamata è santa. La chiamata non è un gioco. Ah, Dio mi ha chiamato a fare il pastore. Dio mi ha chiamato. Quando è che mi fai la targhettina di apostolo? C'è un grido dentro di me. Fregatene del targhettino. Dio sta aspettando che la tua barca la scosti un po' dalla terra e prendi il largo. Ho finito. Per quelli che il 2024 vogliono rimanere nel Logos, tranquilli, Dio non ti giudica. Però ti posso già assicurare da mo' che passerai tutta la vita così come sei. Tranquillo. Non vai né indietro e né avanti, sereno. Dio continua ad amarti, non è che Dio ti giudica. Dio non lo può fare, non è nella sua natura giudicarti. Però per quelli che vogliono entrare in profondità, per quelli che vogliono arrivare alla chiamata, perché qui Gesù ha fatto tutto questo per fare arrivare Pietro alla chiamata. Non ti preoccupa Pietro, Simone, tu sarai pescatore di uomini. Per tutti quelli che vogliono il rema, perché a volte parli con persone che stanno da 20 anni nella fede, ma Dio che ti ha chiamato a fare? Cosa? No, dico Dio che ti ha chiamato a fare? C'è sta una faccina su WhatsApp che fa così. Quando tu prendi il largo, per certo Dio ti parlerà, perché se l'ha fatto con Simone, lo fa pure con te, per certo. E ragazzi, qua appena incontrai Gesù, circa 30 anni fa, appena lo incontrai a casa mia, non in chiesa, a casa mia, che feci quella preghiera, oramai la sapete tutti quanti, a testimonianza, Dio mi disse: io ti farò predicatore della mia parola. E ci ho sempre creduto, e sono stato pure da solo a crederci, perché nessuno ci credeva con me. I pastori addirittura mi dicevano: non è cosa tua. Io non avevo niente, ma avevo la parola. Io non avevo soldi, ma avevo la parola. Io non avevo uomini che mi appoggiavano, ma avevo la parola. E quando tu non hai niente, ma hai la parola, che la fede si appoggia. E quando la tua fede è appoggiata sulla parola, tu non sarai smosso. E quello che credi lo vedrai veramente. Avevo la parola. Pietro cosa aveva? La parola, ma la tua? Allora vuoi rimanere nel Logos o nel Rema? Perché se vuoi rimanere nel Logos, tranquillo,
te ne puoi stare pure a casa e ti vedi YouTube. Ma quando tu vuoi il rema, tu stai a casa tua e dici: Signore, vieni, altro che sulla barca, prendi tutto, gli ormeggi, la rete, prendi tutto. Inizia a dire: Signore, entra nel mio lavoro, dammi un rema per il mio lavoro. È così che funziona. Altrimenti fai le cose, ma io mi muovo per fede. Fai le cose per forza, per potenza. Ma la Bibbia dice che non è per forza, non è per potenza, ma è per lo Spirito Santo. Inizia a dire: Signore, entra nel lavoro, dammi un rema sul lavoro. Inizia a dire: Signore, entra nella mia famiglia, dammi un rema per la mia famiglia. Magari hai tuo marito, tua moglie, i tuoi figli non convertiti. Non pregare solo: Signore salvali, Signore salvali, Signore. Dio li ha già salvati. No, che se ne è piaciuto. Sulla croce è morto anche per tuo marito che non è convertito, per i tuoi figli che non è convertito, per tutto. Quindi il rema che cosa fa? Ti dà la chiave per far sì che quella salvezza arrivi. Lo state comprendendo? Qualcuno piace, a qualcuno no. Fede nella parola. Signore, non abbiamo preso niente, però alla tua parola stavolta ci credo. Allora inizia a dire: Signore, entra nella mia casa, entra nella mia famiglia, entra nel lavoro, vieni tu, Signore, insieme prendiamo il largo. Prendere il largo vuol dire lasciare che la nostra vita la conduca Lui.